Allora, se non c'è nessun altro, gloria a Dio, vogliamo leggere un passo. Benedetto il nome del Signore. E chi desidera seguire la lettura può aprire la propria Bibbia in Giacomo capitolo 5 e leggeremo i primi sei versi. Anzi, i primi sette, via. E come sempre leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. E dice il Signore: ora, su al presente, ricchi piangete, urlando per le miserie vostre che sopraggiungono. Le vostre ricchezze sono marcite, i vostri vestimenti sono stati rosi dalle tignuole. L'oro e l'argento vostro è arrugginito e la loro ruggine sarà in testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni a guisa di fuoco. Voi avrete fatto un tesoro per gli ultimi, voi avete, scusate, fatto un tesoro per gli ultimi giorni. Ecco, il premio degli operai che hanno mietuto i vostri campi, del quale sono stati frodati da voi, grida. E le grida di coloro che hanno mietuto sono entrate nelle orecchie del Signore degli eserciti. Voi siete vissuti sopra la terra in delizie e morbidezze. Voi avete pasciuti i cuori vostri come in giorno di solenne convito. Voi avete condannato, voi avete ucciso il giusto, egli non vi resiste. Ora dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, il lavoratore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché quello abbia ricevuta la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Amen. Amen. Benedetto il tuo nome, Grazie. Signore. Benedetto sei tu, Gesù. Non sembra, Benedetto tu sei Dio. quando il lettore è giovane e si accinge a questo passaggio, non si rende subito conto, a meno che non riceve la rivelazione da parte dello Spirito Santo e allora gloria a Dio. Ma senza questa rivelazione immediata all'inizio non sembra. Ma poi, quando la fede cresce, il credente cresce, che comincia a capire meglio la parola di Dio, gloria a Dio, ci si rende conto che questa, oltre ad essere una grande verità e rimane tale, è una profezia per i giorni nostri. Ti dà la data e la data si trova nel verso 3, quando dice negli ultimi giorni. Quando nella scrittura trovi scritto il giorno del Signore, in quel giorno, in quel tempo, negli ultimi giorni, quello è praticamente il tempo quando questo mondo entrerà nel giorno del Signore, il giorno dell'ira di Dio, dove il cielo si oscurerà, il sole si oscurerà. E cominceranno grandi catastrofi, ma la Chiesa sarà tolta. Mai come oggi questa profezia si è adempiuta. Praticamente, se si va proprio a indagare a fondo, si vedrà che durante l'arco della storia le nazioni sono state più ricche le une delle altre di 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte, ma oggi c'è una ricchezza spropositata, una nazione nei confronti di molte nazioni di più di 100 volte, anche più di 200 volte. Questo non si è mai verificato sulla faccia della terra. Mai come oggi poche persone posseggono tutto il potere economico, tutto il potere bellico, tutto. Ormai addirittura si è ricreata nuovamente quella che era la Torre di Babele. Nell'antichità, quando gli uomini si volevano unire per andare contro Dio, questo è scritto in Genesi, e crearono la torre di Babele per arrivare fino al cielo, e quella torre poi è stata distrutta, oggi l'hanno ricreata nuovamente, ma non è più visibile perché ormai la torre è arrivata fino al cielo con i satelliti, e con questi satelliti cominceranno a governare tutto il mondo. Come è precisa la parola di Dio. Ci troviamo in tempi dove ormai il salario del giusto grida vendetta, perché gli uomini stanno lavorando per niente.
i ricchi ci stanno, come dire, spogliando di tutti i nostri beni. Il Signore permette, altro che credi in Gesù Cristo e diventerai ricco, questa è un'aberrazione. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai ricco spiritualmente, dentro al tuo cuore, gloria a Dio. E infatti il Signore ha detto, voi resistete, ora dunque fratelli siate pazienti, è scritto nel verso 7, siate pazienti, sopportate, perché la vostra redenzione è vicina. I ricchi si stanno mettendo da parte miliardi di miliardi, non ci faranno niente con questi soldi, anzi dice il Signore che questi soldi si prenderanno ruggine, andranno a male, non c'è speranza per loro. C'è un passo in Apocalisse che dice che i ricchi, i potenti di questo mondo parleranno ai monti e grideranno ai monti e gli diranno, o monti, cadeteci addosso affinché non possiamo noi cadere nelle mani dell'agnello, di colui che vive in eterno. Ma questo agnello che vive in eterno è il nostro Padre, è il nostro Signore, è il nostro Salvatore, ed è il Signore e il Salvatore di chiunque lo voglia accettare, perché Egli ha amato tanto il mondo che è morto per tutto il mondo e vuole salvare tutto il mondo. Ma le persone, le genti hanno preferito le tenebre alla luce. Benedetto è il santo nome del Signore. E allora, cari fratelli, è scritto, ci sono una infinità di profezie, è scritto in Sofonia dal verso 11 fino al verso 13, che in quel giorno, in quei giorni, in quel tempo, tutti i mercanti della terra, tutti i traffici della terra, tutta l'economia della terra verrà meno. Con i soldi non ci si farà più niente. Un altro passo dirà che saranno gettati dalle finestre. Ed è scritto nel verso numero 13. E le loro facoltà saranno in preda, e le case in desolazione, e avranno edificato delle case ma non vi abiteranno, e piantate delle vigne e non ne berranno il vino. Oggi come mai si sta adempiendo questa profezia? Stanno facendo una legge e noi dobbiamo vedere il giornale, il quotidiano, e a fianco al quotidiano ci dobbiamo mettere la Bibbia. Alleluia! Stanno facendo una legge che dice, e questo non si è mai visto in Italia, che tu compri la casa, che tu fai il mutuo, ma dalla settima rata in poi, guarda caso 7, se tu non paghi ti toglieranno la casa. Esattamente come fu profetizzato, 639 anni avanti Cristo. Alleluia, benedetto è il suo nome. E come abbiamo detto, questo significa altresì, come è scritto in Abacuc 1:6, che le nostre case sarebbero state occupate dai caldei, che sarebbero venuti da lì fino in tutto il mondo. E oggi come mai i clandestini stanno andando in tutto il mondo e stanno cominciando a occupare tutte le nostre case? Benedetto il nome del Signore. Abbiamo detto all'inizio di questa riunione che i segni che il Signore sta per rapire la sua Chiesa e sta per iniziare il grande giorno del Signore, giorno terribile, giorno tremendo, sono più di 100. Che altro vogliamo vedere? Che altro vogliamo aspettare? Fratelli miei, disse il Signore, non fatevi tesori in questo mondo. Alleluia. Non fatevi tesori, perché tutto lo dovrete lasciare. Vivete alla giornata. Chi si sposa come se non si sposasse, chi compra come se non comprasse, chi vende come se non vendesse, nel senso che facciamo tutte le cose materiali, giusto farle, ma senza cuore. Il cuore diamolo a Cristo. Amen. Alla fede, alla parola, a quello che il Signore ci sta preparando. Edifichiamo le cose spirituali. Le cose spirituali non sono contro quelle materiali, quando queste materiali non sono contro quelle spirituali, ma la precedenza va data all'anima, allo spirito, alla fede, alle cose di Dio, alle cose celesti. Ed è una guerra, è un applicarsi, è uno studiarsi, è un dare tempo alle cose di Dio
E se si dà il tempo a una cosa, inevitabilmente si dovrà togliere tempo ad altre cose. E quindi dobbiamo scegliere bene se pascere noi stessi o edificare le cose di Dio nel nostro cuore. Inevitabilmente, facendo questo, dovremo togliere tempo ad altre cose materiali, ma siamo saggi, dice il Signore. Siate saggi, perché chi ha lo Spirito Santo ha l'intelligenza di Dio. Quando il credente non è intelligente è perché non ha lo Spirito Santo. E quindi, fratelli miei, ricerchiamo lo Spirito Santo. In questo momento nel mondo ci sono le tenebre che lo hanno completamente avvolto e tutti si trovano sotto lo spirito di Babilonia, confusione spirituale, non si comprende più dove sta la verità. La maggior parte delle persone non sanno più dov'è la verità, non sanno più riconoscere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, le cose basilari della parola di Dio, come la Trinità, addirittura vengono travisate, benedetto il santo nome del Signore, come che il Signore sta per rapire la sua Chiesa, come che ci troviamo negli ultimi giorni. Queste cose non si comprendono più, c'è una grande confusione, ma ha detto il Signore che le mie pecore ascoltano la voce del buon pastore e la riconoscono. Ma quando il buon pastore parla e non sei pecora di Dio, tu non riconoscerai quella voce e la tromba suonerà, dice Ezechiele 33, la tromba suonerà, ma chi l'ascolterà questa tromba? Pochi, perché poca è la gregge. Pochi sono, come dire, gli eletti, anche se molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Ma Dio non vuole questo. Dio non è morto, non ha versato il suo sangue per pochi. Il sacrificio di Cristo è troppo prezioso, è troppo grande per essere per pochi, è per tutto il mondo, ma pochi lo accettano questo sacrificio, pochi invocano il sangue di Cristo e pochi rispettano il sangue di Cristo. Facciamo attenzione a noi, perché sono tempi duri, difficili, pericolosi. Alcuni vengono acchiappati dalle false dottrine, altri vengono acchiappati da determinate tendenze, da determinati peccati, da determinate attitudini. Ognuno ha l'esca sua, così diceva il mio pastore, così come ognuno ha l'esca sua per le cose di Dio, e Dio sa come prenderti, anche l'avversario sa quale esca usare con ognuno di noi. Ma il Signore ci chiama in Prima Corinti, o forse no, Seconda Corinti, a non ignorare le macchinazioni del nemico. Ma perché questo accada dobbiamo avere la luce, perché quando non abbiamo la luce, quando il candelabro è spento, il candelabro è lo Spirito Santo, ma non solo, è anche la parola, quando il candelabro è spento, chi illuminerà la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore e il nostro spirito? Chi lo illuminerà? Un profeta, un pastore, un fratello unto? Chi? Nessuno. Solo Dio è la luce, solo Gesù è la luce, solo Lui può illuminarci, solo Lui è la caparra della vita eterna, solo Lui è la vita eterna. E quindi abbiamo bisogno di Cristo oggi più che mai in questo mondo che ormai ha raggiunto l'apice. E come già detto, io nella mia, quelle poche cose che conosco della parola di Dio, non conosco un'altra profezia che si debba adempiere perché il Signore rapisca la sua Chiesa. Per quello che io comprendo, tutto è stato compiuto. Manca solo il rapimento della Chiesa. E poi il mondo entrerà nel giorno del Signore. Facciamo bene a prestare attenzione al consiglio di Dio, perché è scritto che la porta, fin tanto sarà aperta, nessuno la chiuderà. E oggi la porta della grazia è aperta e chiunque vi può entrare. E noi facciamo parte di questi chiunque. E quindi rallegriamoci, invochiamo il Signore, cerchiamo il Signore, ringraziamo il Signore. E come dice il verso 7 del passo che abbiamo letto, dobbiamo pazientare.
perché molte sono le afflizioni del giusto, molte sono le guerre, molte sono le persecuzioni, molti sono i problemi, i travagli, le malattie, i guai, molti sono. Ma siate pazienti fino alla venuta del Signore. Alleluia. C'è da rallegrarci, anche se si soffre perché soffriamo, ma nella sofferenza impariamo a rallegrarci. È un paradosso, è un paradosso per il mondo, non per noi. Per noi è comprensibile, perché noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio nei nostri cuori. Quindi vogliamo andare in preghiera, in ringraziamento, in adorazione al Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo. Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio.